Bene, siamo a Didacta 2024, stand tecnico della scuola, abbiamo ospite Beatrice Miotti di Indire, lei è una tecnologa che adesso ci illustrerà una anteprima che è stata presentata qui a Didacta 2024 che riguarda la musica. La musica che è applicata ovviamente da realizzare attraverso le nuove tecnologie che va prodotta attraverso un sistema molto particolare e che può essere introdotto nelle scuole, soprattutto per i bambini fino alla prima media, seconda o terza media. Prego. Buonasera a tutti. Sì, allora, qui a Didacta abbiamo presentato in anteprima un sistema che permette ai bambini di manipolare la musica. Quindi loro utilizzando una semplice piastra Lego e dei mattoncini, possono creare la loro armonia andando a costruire all'interno della piastra Lego posizionando i mattoncini e tramite poi un'applicazione che abbiamo creato all'interno dell'area tecnologica di Indire che sarà disponibile prossimamente su il Google Play gratuitamente. Quindi gratuitamente disponibile a tutti. Esatto. Utilizzando semplicemente questa applicazione potranno trasformare la piastra in un pentagramma. Pentagramma che avete definito alternativo. Esatto, questa piastra rappresenta in realtà un pentagramma alternativo perché i mattoncini vengono posizionati sopra la piastra che rappresenta e a cui fa da contorno una metafora, cioè posizionare il mattoncino sulla piastra lo trasforma in una nota. E quindi verrà poi suonato tramite questa applicazione rendendo udibile una cosa che era soltanto visiva fino a poco prima. L'avete sperimentato? L'utilizzo è semplice? L'utilizzo è molto semplice, in fiera sono venute tantissime persone, anche bambini che l'hanno sperimentato ed è estremamente intuitivo il suo utilizzo. E questo ci ha confortato sul fatto che sia facilmente utilizzabile a scuola, appunto come dicevi, soprattutto sui bambini della scuola primaria e anche dei bambini della scuola secondaria di primo grado, magari tarando appunto le attività didattiche in base alla difficoltà, difficoltà sempre maggiori. Le scuole per dotarsi della piastra e dei mattoncini devono rivolgersi a Indire? Allora no, in realtà la piastra e i mattoncini sono quelli semplici che utilizzano tutti i bambini anche nelle loro case e quindi non c'è nessun costo particolarmente importante per la scuola. Cosa deve fare però la scuola se vuole aderire? Dovrà formare i propri docenti? Assolutamente, noi siamo a disposizione, come abbiamo detto, a tutti quelli che si sono fermati per accompagnare i docenti nel percorso per imparare a utilizzare questo strumento che, come dicevamo, è in realtà molto semplice, ma a noi interessa tantissimo anche avere il feedback dei docenti stessi per vedere come loro lo utilizzano in classe, perché ad esempio può essere utilizzato in ambito della matematica oltre che della musica. Tra l'altro appunto la musica è matematica e quindi è una felice coincidenza di poterlo utilizzare. I contenuti possono rientrare in più discipline. Esatto, può essere utilizzato sia per le parole d'italiano e quindi trasformare una poesia in musica, può essere utilizzata per la matematica, per le frazioni, oltre alle basi ovviamente della musica, per cui è stato pensato. Si possono quindi realizzare alla fine anche dei prodotti musicali originali. Esatto, assolutamente, i ragazzi sono spinti anzi a provare, a testare nuove melodie, perché è talmente semplice e immediato che non c'è nessuna attesa nel vedere il risultato di quello che lo avete chiamato Music Blocks. Esatto, ecco, è un qualcosa che potrebbe effettivamente essere utile perché rientra nella filosofia della trasversalità. Esatto. Dei contenuti che nelle scuole diciamo piacciono e gradiscono proprio i docenti, i dirigenti. Esatto. Perché fa anche collegare una disciplina con l'altra. Esatto. Allora, l'ultimissima, Beatrice Miotti è anche esperta di coding e robotica educativa. Esatto. Perché questo progetto rientra anche in coding, se vogliamo, nel pensiero computazionale?
Allora, già l'utilizzo dei Lego rimanda un po' al coding, perché alla robotica educativa ovviamente, perché gran parte degli strumenti tecnologici vengono anche fatti con i Lego. Ma il vantaggio non è, ma il rimando non è solo questo, in quanto creare qualcosa con le proprie mani è uno dei presupposti proprio anche del pensiero computazionale, quindi manipolare gli oggetti e ottenere conoscenza dalla manipolazione degli oggetti è sicuramente uno dei presupposti per sollecitare questo tipo di pensiero. Quindi questo fa anche un po' cadere il tabù della rigidità delle nuove tecnologie che non sposano la creatività, perché invece assolutamente questo, non è così. Esatto, questo è estremamente creativo ed è tecnologico. Bene, grazie a Beatrice Miotti che ci ha illustrato questa nuova applicazione, veramente, veramente interessante. Grazie.